La Coppa dell'Eurovolley, in tour in tutti i territori che ospiteranno il torneo continentale, arriva a Bari. Il percorso di avvicinamento all'europeo ha preso il via in Piazza Libertà, dove è possibile scattare un selfie con la Coppa dell'Europeo 2023. L'europeo di pallavolo maschile farà tappa al Palaflorio dal 9 al 12 settembre prossimi con ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. È solo l'anticipo, perché poi in realtà l'europeo verrà a Bari a settembre, quando ospiteremo la nazionale per gli ottavi e i quarti di finale, sperando poi di portare avanti col calore del pubblico barese la nazionale verso le semifinali e le finali. Noi difendiamo il titolo europeo che è nostro sia nel maschile che nel femminile. In più la nazionale maschile è anche campione del mondo, quindi ci presentiamo con tutti, diciamo, gli elementi per poter ben sperare. Durante questa stagione quali sono state le emozioni? Noi adesso, dal punto di vista della nazionale, dopo il campionato del mondo, naturalmente ci siamo esaltati e quindi non vediamo l'ora di poter disputare e difendere in Italia, oltretutto, entrambi gli europei, perché disputeremo ad agosto quelli femminili e a settembre i maschili. Dal punto di vista dell'attività, si è appena concluso il campionato con la vittoria del Trento della settimana scorsa, dove c'è anche il libero che è barese di Castellana, Domenico Pace, e quindi siamo molto soddisfatti. Ospitiamo gli ottavi e i quarti, che sono due passaggi importanti dei campionati europei di pallavolo maschile quest'anno, nel mese di settembre, e questa è la coppa che alzerà la squadra, la nazione che vincerà gli europei. Noi naturalmente facciamo il tifo per la nostra nazione, però tutti quelli che amano il pallavolo, tutti quelli che amano lo sport devono correre ad acquistare i biglietti per le partite che si terranno a Bari al Palaflorio, perché ci sarà questo grandissimo evento sportivo e un bel evento da ospitare nella nostra città. Thank you.